L'ASI ha celebrato la Coppa dei Campioni di kart, 160 kart storici e campioni mondiali ed europei sulla pista di Jesolo. Stefano Modena e Paolo Barilla al volante del kart che fu di Ayrton Senna. Si è conclusa sulla pista azzurra di Jesolo la tre giorni rievocativa della famosa Coppa dei Campioni di kart, una competizione che si svolse dal 1972 al 1982 e che costituiva a quel tempo quasi un secondo campionato del mondo. La rievocazione organizzata e gestita dall'ASI, Automobile Club Storico Italiano, intendeva celebrare altresì i 50 anni d'attività della CICFIA. Sul paddock della famosa pista azzurra erano presenti ben 160 kart, accompagnati da un folto gruppo di piloti, meccanici ed accompagnatori, mischiati simpaticamente a visitatori dell'esposizione statica, che ha evidenziato l'evoluzione tecnica di questo eccezionale veicolo da competizione, apparso negli anni 50 negli USA. Prima di entrare nel vivo della puntata di questa settimana, amici di Kart TV, sentiamo ora Giorgio Formini, presidente Commissione ASI per i rapporti con le case costruttrici. Siamo a Jesolo con il dottor Formini, praticamente braccio violento della legge nel senso buono del termine. Siamo arrivati al go-kart. Dottor Formini, come mai? Come mai? Perché il go-kart non può essere dimenticato come un mezzo propedeutico per i grandi campioni delle formule maggiori e soprattutto perché questa attività kartistica è iniziata negli anni 50 dagli Stati Uniti. Gli italiani hanno come sempre recepito un messaggio d'oltreoceano e hanno incominciato a costruire i loro kart per poi diventare i padroni di questi campionati anche mondiali dove hanno vinto di tutto. Quindi il kart non poteva sicuramente essere dimenticato dall'ASI, che è una federazione che raggruppa oltre 260 club e dà oggi un numero di tesserati che si avvicina ai 200.000. E intenzione da parte di ASI ripetere questa Coppa dei Campioni, visto e considerato che sono arrivati qua a Jesolo inglesi, olandesi, francesi, con un entusiasmo incredibile. Beh, questa è stata una sorpresa graditissima, probabilmente anche l'organizzazione non è stata indifferente per questi ospiti stranieri che ci hanno ringraziato e sono molto entusiasti di aver partecipato. Noi abbiamo pensato di ripetere questa manifestazione ogni anno per renderla un ritrovo kartistico internazionale qui a Jesolo. È evidente che non possiamo dimenticare altre piste europee e potrebbe essere benissimo che questa venga anche effettuata su un circuito magari straniero da verificare e da programmare. Riteniamo di essere in grado, per aver costituito un gruppo di lavoro specializzato nella certificazione, e siamo sicuri che in breve tempo avremo un grosso numero di kart iscritti o certificati ASI. Sono Mimmo Paterlini, consigliere dell'ASI, Automoto Club Storico Italiano. Sulla mia sinistra c'è un X Terminator, che è un go-kart che nel 1959 ha vinto a Nassau, prima Coppa del Mondo, con il pilota Bob Allen di 16 anni. Sono Geppi Proni, sono il proprietario di questo kart, un genuine go-kart con motore McCulloch MK6. È un mezzo importato dall'America nel 1960 dai pilota Tex Bell, che è venuto in Italia per l'inaugurazione di una pista a Torino, la pista Cerrina di Torino. All'epoca i piloti più forti logicamente erano americani, perché questo sport è nato in America, e uno dei due piloti in questa gara di inaugurazione della pista Cerrina di Torino naturalmente vinse,
e per ringraziare di questo invito che gli era stato fatto dal proprietario della pista, gli lasciò questo kart in ricordo dell'avvenimento. Oh, Black Daddy, from Birmingham, Bamberland, way down in Alabama. Sul tracciato identico a quello del campionato del mondo svoltosi nel 1987, i piloti, nel rispetto della non competitività della manifestazione, hanno dimostrato, divisi nelle 5 classi previste dal regolamento CIC ASI, l'ancora notevole prestazionalità dei modelli del passato. Coppa dei Campioni, signori, siamo sempre qua. Oscar Sala, la storia del go-kart in Italia. Storia? Ormai sono vecchio, non è la storia, cacchio. Cosa vuoi che ti dica, cacchio? È un'esperienza bellissima, nuova per noi, perché gli italiani sono gli ultimi, sono arrivati a prendere atto che i kart d'epoca hanno un certo valore, sia storico che così, emotivo anche da un certo punto di vista. Siamo contenti di aver trovato anche una bella giornata perché per i giorni davano acqua. E mi auguro che questa manifestazione venga ripetuta tutti gli anni per almeno ricordare la storia, la nostra storia. Tra i piloti presenti in quel di Jesolo, l'eccellenza è stata rappresentata da Gabriele Gorini, 3 volte vincitore della Coppa e detentore del trofeo, Harb Schurman, campione del mondo junior nel 1971 e vincitore a Jesolo nel 1981, Monique Schneiders, vincitrice della Ladies Cup CIC FIA del 1977 nella classe 100cc, ed Alessandro Piccini, 4 volte campione del mondo Formula C nel 1987, 1990, 91 e 93. Giovanissimo, si chiama Piccini. Cosa vuol dire chiamarsi Piccini? Beh, sicuramente molto importante, devo cercare di migliorare quello che ha fatto mio padre, ci proverò. È difficile, guarda che difficile, anche perché, signori, quello metto qua, ha vinto di tutto e di più, ma è ancora qua. Una cosa incredibile vederti girare con tuo figlio. Beh sì, anche per me è una cosa che mi fa molto piacere. Dopo 33 anni d'attività uno potrebbe essere soddisfatto. Però io ancora non lo sono e spero di correre ancora per molto tempo. Questa manifestazione come la vedi tu personalmente? Bah, la vedo una cosa ottima, spero che ce ne siano altre edizioni perché credo che ci siano tanti piloti e tante persone che hanno i kart in cantina e a casa e che vorrebbero tirarli fuori e divertirsi come ai vecchi tempi. Alla kermesse jesolana erano presenti esemplari molto rari delle marche Typhoon, Birel, Tony Kart, Rovardi, Technokart, Swiss Attle, McCulloch e Ispakart. Per la DAP invece era presente Angelo Parrilla, la cui squadra dal 1978 al 1981 ha vinto consecutivamente 4 Coppe dei Campioni. Parrilla, commissario ASI per il karting, ha inoltre seguito le verifiche e punzonature ed ha reso disponibile per la guida di Stefano Modena e di Paolo Barilla il kart che fu del mitico Ayrton Senna. Angelo Parrilla, si può dire padre putativo di Ayrton Senna? Spererei di sì, visto che l'ho avuto più o meno per 3 stagioni nella DAP e in casa mia o di mio fratello. Io l'ho sempre considerato Ayrton il mio terzo figlio. Cosa ti passa per il cuore, per la testa in questo momento vedere il go-kart di Ayrton nelle mani di Stefano Modena, nelle mani di Barilla? Che sensazione ti dà? Beh, Stefano Modena e Paolo Barilla sono due nomi direi leggendari anche loro. Chiaramente il mio rammarico è che Ayrton non ha mai vinto il mondiale del kart. Ci sarebbe aspettato almeno 3 anni di diritto.
Angelo, quale può essere il futuro di questa Coppa dei Campioni? Il futuro della Coppa dei Campioni è la costanza, quasi sicuramente garantita dall'ASI, di avere questa manifestazione una volta l'anno qua a Jesolo, probabilmente nella stessa data o la prima settimana di giugno al massimo, e di esportare questa manifestazione l'anno prossimo in Francia e chiamarla Coppa del Mondo, quindi di avere due manifestazioni, una qua in Italia fissa e una da girare in giro per l'Europa, che si chiamerà Coppa del Mondo per i car storici. Per cui possiamo dire a tutti quelli che hanno un go-kart in casa, che magari lo hanno dimenticato, tiratelo fuori, è il momento veramente di fare vedere a tutti quanti quello che è il vero sport del go-kart, l'amore per il go-kart. È il momento di dire a tutti quanti: ragazzi, spolverate i go-kart, tirateli fuori, spendete 4 soldi che andiamo a divertirci da qualche parte. Paolo Barilla, un nome, una garanzia. Beh, per me è un'emozione, perché dopo più di 30 anni ho potuto provare questo magnifico go-kart, che era quello di Ayrton, che io ho visto correre qui nel, non mi ricordo se era 78 o 79. Per cui c'ero rimasto molto affezionato, perché ero anche legato a lui, lo stimavo molto, e per me provare su questa pista questo go-kart è una cosa magnifica. Hai qualche altra sorpresa per il futuro riguardo ai go-kart storici, o è proprio una battuta solo per questa occasione? No, di piani non ne ho, però bastano pochi giri che la passione si risveglia. Guidare il go-kart è magnifico, mi piacciono poi i go-kart di quest'epoca, e poi vediamo in futuro, magari farò qualcosina, ma non ho nessun piano. Ma l'intenzione è di organizzare vari appuntamenti, per cui potresti essere uno dei possibili piloti partecipanti a questi nuovi eventi? Beh, mi piacerebbe molto, se ci sono mezzi non troppo tecnologici ma molto divertenti, sicuramente sarò della partita. Le varie batterie si sono succedute per tutto il weekend e sono state dirette dal mitico starter intercontinentale Gianfranco Riva, che ha ricordato come piloti quali Senna, Schumacher, Prost, Alonso, Raikkonen, Hamilton, Keke Rosberg, Button, De Cesaris, Patrese, Tarquini, Fisichella, Liuzzi, Trulli e altri driver provenienti dal karting si siano affermati ai massimi livelli della Formula 1. Coppa dei Campioni, Jesolo, spettacolo incredibile, ragazzi. Abbiamo una domanda. Where you come from? From Bournemouth in the south of England. It's a long way for coming here. A long way, just over 1,000 miles for us in the van. But in case you return next year? Yeah, we would come next year. It's lovely. Him is your son. My son. Hi, I'm Adam Philpotts. Yeah, I come from the same place. It's super here in Jesolo. We will come next year. Con questo bellissimo evento, l'ASI ha debuttato ufficialmente nel settore del karting storico, completando ulteriormente il suo già ampio panorama d'azione, tutta tesa ad una sempre maggiore diffusione della cultura del collezionismo, conservazione e uso dei veicoli storici, dai piccoli kart ai camion a tre assi, alle barche e agli aerei.